Buon 2018, ne approfitto perché questo è il primo seminario online che facciamo in questo nuovo anno, spero il primo di una lunga serie di attività di vostro interesse. Prima di dare la parola ai relatori, faccio un po' di accoglienza per dare il tempo a tutti di entrare nell'aula. E il tema di questa giornata, lo sapete, è lo stato di digitalizzazione e innovazione nella pubblica amministrazione attraverso gli importanti lavori che sono stati fatti dalla Commissione parlamentare della quale l'onorevole Paolo Coppola è presidente. Mi sembra un lavoro molto importante e utile per tutti, in particolare, ma immagino che Coppola vi darà tutti gli elementi. Ci sono decine di audizioni registrate nella web TV della Camera che sono tutte, come dire, materiale utile per approfondire lo stato dell'informatica e della pubblica amministrazione. E c'è una relazione, anzi chiederei di mettere online il questionario, una relazione che sintetizza i lavori della Commissione, che credo che sia un documento di lettura utile per tutti. Infatti mi chiedo, questa domanda è anche per dare poi ai nostri relatori un quadro di quanto è conosciuta questa relazione. È un, come dire, rapporto corposo e voluminoso, ma che ha il pregio e l'utilità di fare la sintesi dei diversi documenti che riguardano le strategie digitali dell'Italia. In fondo l'Italia non ha un singolo documento, l'agenda digitale italiana, un po' come quella europea. Ha i documenti sulle strategie digitali sulla banda larga del 2015, c'è un modello di informatica della pubblica amministrazione, c'è un piano triennale, quindi una serie di elementi dei quali credo che ne parlerà anche Marco Bani, che vanno in qualche modo letti insieme. C'è un codice dell'amministrazione digitale che è stato tra l'altro recentemente aggiornato, quindi vedo che solo pochi, una decina di persone se l'è letta tutta. Io confesso che tutta non l'ho letta, però alcune parti che mi erano di particolare interesse le ho lette e addirittura direi che questo testo, Michela Di Bitonto ha messo il link, quindi se siete incuriosite potete aprirlo mentre seguite questo seminario online. Questo testo potrebbe essere addirittura un testo di studio in un corso universitario, in un master per dirigenti della pubblica amministrazione, quindi è un lavoro che penso che avrà un valore anche nel futuro. Entriamo un po' nel tema della giornata. Ci sarà un'introduzione di Marco Bani, che è capo della segreteria tecnica dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Questo webinar lo stiamo realizzando all'interno di una convenzione con Agid, l'agenzia per la quale stiamo facendo un'attività di supporto alla diffusione di tutto quello che riguarda l'innovazione digitale in Italia. Poi seguirà la relazione di Paolo Coppola, che ci racconterà in qualche modo gli elementi di criticità emersi, ma anche gli aspetti positivi dello stato attuale dell'informatica nella pubblica amministrazione, e finiremo con Teresa Alvaro, che è il direttore delle tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia per le Dogane, che è una delle buone pratiche che sono state segnalate nei lavori della Commissione. Siamo arrivati alle 11:35, mi fermerei qua, vi ricordo che potete fare nella chat delle domande ai relatori che poi sintetizzeremo alla fine di ogni intervento. E che comunque questo webinar viene registrato e ritroverete il link da questo pomeriggio insieme ai materiali su EventiPA, quindi sullo stesso sito dove vi siete registrati. Marco, puoi aprire la webcam e ti passo la parola. Buon lavoro a tutti.
Grazie Salvatore, anch'io farò un'introduzione, non sarò molto esaustivo come saranno i relatori che mi seguiranno, ma ci tenevamo come Agenzia Abitare Digitale a presentare questo webinar che fa un po' da sintesi di un lavoro molto attento e molto, molto necessario che ha fatto il Parlamento, che ha fatto Paolo Coppola con la sua commissione. E anche perché il titolo del webinar è molto sfidante, è lo stato di digitalizzazione e innovazione della PA. Potremmo stare ore e ore a raccontare tutta la storia, la genesi, anche il presente di questo, che è il tema principe anche di ogni sviluppo economico di un paese. E prima però volevo dare un bit, visto che siete tanti e che magari ci seguite per la prima volta, di cosa fa l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Agenzia per l'Italia Digitale è un'agenzia sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stata istituita da poco, alla fine siamo poco più di 3 anni. Comunque ha la missione di sostenere e promuovere le politiche di innovazione e di digitalizzazione, ovviamente. Questo vuol dire tutto e niente, ma sicuramente cerchiamo di, proprio essendo sotto la presidenza del Consiglio, di fare dal raccordo con tutti quelli che sono gli attori principali della società, tra i quali gli enti locali, gli enti centrali, ma anche il mercato, per cercare di portare avanti, di spingere questo paese verso una semplificazione, che poi alla fine è la missione ultima, cioè a riuscire ad arrivare al cittadino, all'impresa, cercando di migliorare la vita e quindi evitare le frustrazioni che un rapporto quotidiano con la pubblica amministrazione può avere. Quindi detto questo, questa è la missione, questo è l'obiettivo. Come ci stiamo arrivando? Ci siamo arrivati? C'è ancora una lunga strada? Ecco, se noi partiamo da quelle che sono le politiche da comparare sul digitale, abbiamo sicuramente da guardare il DESI. Il DESI è un acronimo che sta per Digital Society and Economy Index, è il principale framework di comparazione delle politiche digitali europee, dove vengono comparate appunto tutte le iniziative fatte dai singoli paesi europei per portare avanti la propria politica digitale. Vediamo che non partiamo dalle prime posizioni sicuramente, ci sono luci ed ombre, possiamo vedere anche nella serie storica che siamo migliorati, ora siamo al 25esimo posto su 28, siamo ancora, diciamo, nella parte bassa della classifica, però siamo quelli che hanno un trending di crescita molto alto e si può vedere anche dall'incremento di alcuni indicatori, come per esempio il quinto posto per quanto riguarda fatturazione elettronica. Voi sapete che la pubblica amministrazione ormai si può solamente mettere fattura elettronicamente grazie a uno switch off che c'è stato un anno e mezzo fa. Quindi significa che sostenere politiche anche forti di spinta verso la digitalizzazione è necessario a volte anche essere molto trancianti nelle possibilità. Quali sono invece gli indicatori che soffrono un pochino, che stiamo cercando insieme agli altri attori di portare su un binario corretto? È sicuramente quello legato ai servizi digitali. Questo vuol dire lavorare molto su tanti altri piccoli fattori che in qualche modo aiutano e supportano il miglioramento dei servizi digitali, che poi alla fine noi speriamo possano essere non qualcosa di diverso rispetto a i servizi normali. Non c'è un cittadino digitale, non c'è un servizio digitale, o un cittadino ha la possibilità di utilizzare anche la possibilità di online, altrimenti non è un servizio. Ormai bisogna cercare di puntare a servizi che sono mobile, che riescono a essere aperti 24 ore su 24 e che possono dare un aiuto e un supporto valido. Qual è lo strumento sul quale stiamo puntando per arrivare a questa missione? È sicuramente il piano triennale, che detto così sembra un altro documento burocratico, comunque un altro testo di difficile lettura. È solamente, voi lo potete vedere tranquillamente, vi metterò anche il link nella chat, vedete che è un vademecum, diciamo, per le pubbliche amministrazioni per riuscire a mettere in pratica la strategia digitale che in questi anni il governo sta portando avanti. Quindi se dal documento principe, che è il documento Crescita Digitale, dove viene quella che è la nostra agenda digitale, dove vengono enucleati i principi e il percorso da fare, molto a livello teorico, il piano triennale è il capire come fare. Quindi con scadenze, con
anche quali strumenti, e quindi avendo un supporto pratico e utile alle amministrazioni per capire su cosa si vuole puntare per arrivare poi a quella visione che il documento, che sia digitale, voleva in qualche modo tratteggiare e dipingere. Il piano triennale punta su cose molto specifiche, come ad esempio quelle che sono le nostre piattaforme immateriali. Poi siamo sempre d'accordo nel dire che un governo deve puntare sulle infrastrutture come autostrade, ponti e altro. Qual è l'infrastruttura digitale? Sono gli strumenti che noi utilizziamo per entrare dentro i servizi digitali, in questo caso i sistemi di autenticazione oppure anche i pagamenti. Nel caso dei sistemi di autenticazione c'è SPID. SPID è ormai da 2 anni il sistema di autenticazione scelto dall'Italia per far sì che ci possa essere solo un username e una password per entrare nei servizi digitali pubblici e in futuro anche privati. Questo vuol dire che non bisogna più ricordarsi username e password dei diversi servizi del vostro comune, della vostra regione, della vostra o statali, ma riuscire ad accedere in una maniera molto più semplice. Oppure anche i pagamenti elettronici attraverso PagoPA, non più una pletora di possibilità che magari confondono anche il cittadino, ma un sistema centralizzato dove il cittadino sceglie come pagare secondo i propri gusti, secondo le proprie anche esperienze. Oppure possiamo raccontare come attraverso anche nuove possibilità di design dei servizi, questa sembra una parolaccia detta dentro la pubblica amministrazione, ma il design non è solamente qualcosa di visual o qualcosa di legato a qualcosa di grafico o altro. Il design dei servizi è l'esperienza di un servizio, è come noi riusciamo in qualche modo a non avere problemi, non avere ostacoli ed essere gratificati di un'esperienza che dobbiamo fare magari per forza o altro. E quindi questa attenzione verso il design dei servizi è partita ormai un anno e mezzo fa su designers.italia.it. Potete vedere come attraverso linee guida semplici, immediate e molto comprensibili stia cercando di uniformare o meglio di cercare di dare degli elementi di esperienza comune quando si entra in un sito della pubblica amministrazione o quando utilizza un servizio, un'app della pubblica amministrazione. Se potete vedere il sito del governo italiano è simile, è uguale a quello del Ministero degli Interni, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Pubblica Istruzione. Questo poteva essere e anche di altri via di seguito, può essere considerato un'ovvietà, guardate, non è così, perché prima, fino a 2 anni fa, ognuno aveva il proprio sito, aveva i propri elementi visivi. Elementi dove anche solamente la barra della ricerca era posizionata in maniera diversa, ora in qualche modo si cerca di dare una stessa esperienza, che sia ben riconoscibile e altro. E questo poi è una cosa che vogliamo stressare sul fatto che è necessario sempre il coinvolgimento dei cittadini e di esperti. Sicuramente Paolo poi vi farà diciamo un racconto su come le competenze sono la chiave per una migliore innovazione, una migliore digitalizzazione, però noi per cercare di coinvolgere il più possibile abbiamo creato anche delle comunità di designers, di developers, dove chi ha competenze può aiutare a sviluppare siti, piattaforme e progetti della pubblica amministrazione. Questo proprio per cercare di aumentare anche la consapevolezza che l'informatica, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, abbiamo bisogno dell'aiuto di chi è capace di darci una mano. E concludo dicendo che comunque non bisogna avere solo una visione strettamente legata al presente, sappiamo che abbiamo molto da fare, stiamo mettendo in campo alcuni degli strumenti che vi ho detti, un percorso chiaro e semplice per andare in questa direzione, ma bisogna avere anche un approccio, perdonatemi, un po' strabico, ovvero un occhio al presente, un occhio al futuro, e per questo stiamo cercando sempre che con il coinvolgimento di chi vuole, di chi vuole contribuire, di lavorare su quelli che saranno i servizi del futuro. Per questo abbiamo attivato anche una task force sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione che potete vedere su ia.italia.it,
dove appunto si cerca di capire come i nuovi strumenti di intelligenza artificiale possono, o meglio, debbano rientrare nei processi della pubblica amministrazione. Perché, come saprete, direte, ormai è un po' un tema mainstreaming, che anche tutto ha risvolti etici, ha risvolti di efficienza e altro, e quindi è necessario che ci prepariamo anche a come saranno i servizi di fra 5 anni, proprio per arrivarci preparati e non più indietro. Questo è un po' il quadro, poi abbiamo tantissime altre attività, vi ho messo un link, ma potete consultare sicuramente il sito per capire cosa stiamo facendo. Lancio la parola a Paolo, che sicuramente vi farà un quadro di un lavoro enorme, non l'abbiamo visto di lato, ma abbiamo visto veramente quanto sforzo c'è stato per riuscire ad arrivare anche a una sintesi che per noi è utilissima, è veramente una necessità anche di studio che ci sta aiutando a capire come andare avanti. E quindi magari ci sarà un bignami prima o poi che uscirà su questo. Intanto vi presento Paolo, che vi racconterà quello che è venuto fuori da questo lavoro di tessitura enorme e altro. Vi ringrazio e a presto. Bene, grazie a Marco, grazie appunto anche per l'invito e per la possibilità di presentare il lavoro della commissione che ho avuto l'onore di presiedere da un anno a questa parte. Allora, intanto iniziamo da che cos'è questa commissione. Questa è una commissione parlamentare d'inchiesta, qui potete vedere una delle pagine web sul sito della Camera dei Deputati. È una commissione speciale che è monocamerale, cioè solo della Camera dei Deputati, non ci sono senatori all'interno della commissione d'inchiesta, che io insieme ad altri colleghi abbiamo richiesto ancora nel febbraio del 2015. E come potete leggere dalla pagina della commissione, dal febbraio 2015 ci è voluto più di un anno, quasi un anno e mezzo, per riuscire ad avere una delibera istitutiva, per riuscire a convincere sostanzialmente dell'importanza, della necessità di una commissione d'inchiesta di questo tipo, che è una commissione speciale, che ha poteri speciali perché viene istituita per legge e è una commissione che, a differenza delle altre, ha praticamente gli stessi poteri della magistratura, tranne quelli relativi alla limitazione delle libertà personali. Quindi chiaramente non è una commissione che può, non ha lo scopo di trovare di identificare reati, non può chiaramente mettere sotto sorveglianza telefoni o arrestare persone, però ha poteri maggiori rispetto alle altre commissioni, tant'è che è supportata per esempio dal nucleo della Guardia di Finanza e quindi per esempio può chiedere qualunque tipo di documento, può imporre che le persone vengano a parlare, a riferire rispetto ai temi della commissione, può anche chiedere non solo audizioni, ma delle deposizioni vere e proprie. Cosa che però la commissione d'inchiesta non ha dovuto fare, devo dire la verità, non abbiamo mai avuto persone che si sono rifiutate di venire, per cui abbiamo dovuto fare riferimento alla forza pubblica. Sicuramente, diciamo, il potere di essere nella condizione di chiedere qualunque documento e di avere la possibilità di averlo ha permesso di far luce su alcuni aspetti della digitalizzazione della pubblica amministrazione. E da che cosa nasceva l'esigenza di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione? Più o meno da un'osservazione, cioè in Italia la pubblica amministrazione, tra pubblica amministrazione centrale e locale, più o meno, secondo delle stime date da Assinform, spende circa 5 miliardi e qualcosa, 5 miliardi e mezzo ogni anno.
Nonostante questa che vedete è una slide che è presa da una delle appendici del piano triennale, perché poi successivamente anche Agid, anche per cercare di dare una risposta alla normativa introdotta nella legge di bilancio del 2015, che chiedeva appunto di operare determinati obiettivi di risparmio di spesa per quanto riguardava appunto la spesa ICT, ha dovuto fare delle rilevazioni. E le rilevazioni, diciamo, in qualche modo sono coerenti con quello, con le stime che già emerse. Ora, nonostante appunto la spesa sia consistente, magari non è eccessiva, anzi ve lo dico subito, nella relazione conclusiva di un anno di audizioni e di inchiesta, appunto la Commissione è d'accordo sul fatto che la spesa non è eccessiva, non è, anzi ci si aspetta che nei prossimi anni la spesa ICT aumenti. Però c'è quest'altro aspetto, ne ha parlato Marco prima, che è appunto la misurazione dei risultati ottenuti da questa spesa e una possibile misurazione, perlomeno quella che possiamo prendere in considerazione dalla Commissione europea, che è appunto l'indice DESI, Digital Economy and Society Index, ci vede sostanzialmente sempre negli ultimi posti. Allora, la domanda spontanea che viene qui in questo grafico si vede l'indice completo, che è composto comunque di cinque sottoindici, e quello messo in evidenza è quello relativo ai servizi pubblici, quindi quello che in qualche modo dovrebbe essere più legato alla spesa ICT della pubblica amministrazione, anche se non è solo questo, anche se chiaramente la spesa ICT ha impatto anche su tutti gli altri. Però diciamo, visto che spendiamo 5 miliardi e mezzo almeno all'anno e i risultati sono così deludenti, la domanda che la Camera dei Deputati si è posta è: qual è il motivo? Che cosa c'è che non funziona? Cos'è che viene speso male, o se viene speso male, che cosa possiamo fare per cercare di evitare di continuare ad avere delle performance così basse? E da lì è partita la commissione d'inchiesta. Per cercare di, diciamo, dare una visione generale, la morale, la cosa che abbiamo imparato in un anno è che in generale ci sono tre peccati capitali della pubblica amministrazione digitale. In realtà anche continuare a parlare di pubblica amministrazione digitale in un certo senso è sbagliato, perché la pubblica amministrazione deve perseguire degli obiettivi di efficacia e di efficienza, e francamente nel 2018 parlare di efficacia e efficienza della pubblica amministrazione senza considerare il digitale quasi sempre follia. E quindi in realtà nel 2018 la pubblica amministrazione è digitale. Se non è digitale, vuol dire che non sta raggiungendo, non sta perseguendo gli obiettivi che dovrebbe perseguire. Comunque ci sono almeno tre categorie di problemi. Quelli che io chiamo il peccato di superbia è un problema enorme, relativo alla non rispetto della democrazia. Purtroppo quello che emerge da molte audizioni è che magari a qualcuno che, diciamo, che lavora nella pubblica amministrazione da più tempo non sembrerà strano, cioè nel senso che lo vedrà, l'avrà visto, l'avrà provato più volte, è che le leggi non sono rispettate. Nella pubblica amministrazione non sono conosciute, non sono rispettate, in alcuni casi sono conosciute, ma non sono rispettate. Nelle audizioni che possono essere viste sul canale, sul web TV della Camera, chi ha voglia di, diciamo, di perdere un po' di tempo potrà vedere che io, francamente, in tutte le decine e decine, forse anche qualche centinaio di ore di audizioni,
condizioni non ho quasi mai perso la calma, se non quando rarissimamente alcuni dirigenti dei ministeri cercavano di giustificare il motivo per cui loro non rispettavano, o i loro ministeri non rispettavano la legge, come, cercando di campare delle scuse del tipo, va bene, ok, non rispettiamo la legge, però in qualche modo noi pensiamo che comunque va bene lo stesso, cosa assolutamente inaccettabile in uno stato di diritto, e nessuno è al di sopra della legge. Però invece la sensazione è che soprattutto quando si parla di digitale è che qualcuno si creda al di sopra della legge. Qualcuno si creda al di sopra della legge, tant'è che non la rispetta, tant'è che per esempio vengono fatti pesare dei rapporti tra i ministeri come se i ministeri non fossero tutti uguali, ma quello che ha più soldi allora pesa di più e le cose vanno in priorità su quello che ha più potere, cioè tutte cose che diciamo, per chi magari è abbastanza cinico negli anni può dare per scontato, però invece io credo che noi non dobbiamo assolutamente lasciar perdere. La Costituzione, la legge dice alcune cose chiarissime, non sono dirigenti apicali della pubblica amministrazione che si possono permettere di non rispettare, o ministri o parlamentari, sono tutti sullo stesso piano, devono tutti seguire la Costituzione e le leggi. In particolare, poi dopo parlerò del codice dell'amministrazione digitale, che è una delle leggi probabilmente meno applicate che c'è. La seconda, invece, il secondo tipo di problema, molto più generico, molto più, in senso, molto più generale, molto più diffuso, è quello che io ho cercato di chiamare quello del peccato dell'accidia, che ha a che fare con tutta una serie di scarsa competenza, poca capacità di fare le cose, poco interesse, realizzare progetti senza attenzione ai risultati finali, cose che comunque la legge invece prevederebbe, però diciamo più che un atto di superbia, un atto di mancanza di attenzione, di poco interesse nel fare le cose bene, che personalmente ritengo sia un comportamento che denuncia un certo tipo di corruzione, molto blanda se volete, non è la corruzione che ha a che fare con le mazzette o cose di questo tipo, però secondo me chi è un servitore dello Stato e chi dovrebbe essere un servitore dello Stato e pone al primo posto i propri interessi, il non avere rogne, non dover faticare, non, il mantenere la propria posizione, non dover cambiare, sono tutte cose che vanno contro l'interesse pubblico e questo è, dal mio punto di vista, un atteggiamento corrotto, che chiaramente ha dei livelli di gravità diversi, ma che va assolutamente contrastato. Questo è un problema enorme nella digitalizzazione della pubblica amministrazione perché noi sappiamo che la digitalizzazione della pubblica amministrazione ottiene risultati quando incide nella struttura organizzativa, nei lavori, nel modo di lavorare. E la resistenza al cambiamento è uno dei problemi più grandi che si misura nella scarsa digitalizzazione della pubblica amministrazione e soprattutto negli scarsi risultati della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Infine, chiaramente, l'ultimo problema, l'ultimo peccato che ho cercato di riassumere con il peccato dell'avarizia è quello appunto relativo alla corruzione. In alcuni casi è evidente che la spesa pubblica non è spesa pubblica, è gonfiata, è eccessiva e lì ci sono, e anzi in alcuni casi sistemi informativi non fatti nel modo adeguato nascondono e rendono la corruzione ancora più facile. Uno dei problemi, forse il problema più grande, che la digitalizzazione della pubblica amministrazione deve contrastare è proprio la corruzione.
Questo è un messaggio che probabilmente non è passato a sufficienza, perché la digitalizzazione viene sempre concepita come uno strumento per migliorare i servizi, per renderli meno costosi, e questo è vero, ma in realtà la digitalizzazione della pubblica amministrazione è lo strumento principe per combattere la corruzione. E quindi, diciamo, la parte che io ritengo minoritaria, fortemente minoritaria, di personale corrotto, sia amministrativo sia politico, all'interno della pubblica amministrazione, contrasta fortissimamente la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Questo è evidente ed è abbastanza altrettanto evidente che deve essere chiaro che la sfida della digitalizzazione non è una sfida tecnologica, ma è prima di tutto una sfida per cercare di rendere la pubblica amministrazione meno corrotta. Chiaramente non è la bacchetta magica, perché questo non lo sappiamo, però è quello. Fino a quando si continua a pensare che sia un qualcosa per risparmiare, diciamo, non ci sarà sufficiente attenzione e determinazione. Quando finalmente si capirà che quello è lo strumento principe per la lotta alla corruzione, probabilmente si riusciranno a ottenere risultati più efficaci. La commissione d'inchiesta ha seguito moltissimi filoni di inchiesta, di indagine, però quattro sono quelli principali che vi racconto. Va detto una cosa importante per evitare che ci siano fraintendimenti. Noi abbiamo cercato anche di vedere quali sono le buone pratiche, diciamo, l'agenzia delle dogane, che parlerà dopo, è una sicuramente, a giudizio di tutti i componenti della Commissione, un esempio virtuoso che dovrebbe essere seguito. E chiaramente, però, il punto di partenza della Commissione era cercare di capire che cos'è che non funzionava, quindi, no, e quindi abbiamo messo in maggior risalto non le eccellenze quanto i problemi. Questo non vuol dire che noi riteniamo che la pubblica amministrazione sia tutta. Che sia questo, che questo sia un quadro rappresentativo della pubblica amministrazione, ma l'obiettivo era quello di cercare di capire quali erano i problemi generali. E in realtà questi filoni di indagine sono stati scelti non tanto per dare la colpa a qualcuno, ma per mettere in evidenza delle casistiche che noi riteniamo siano generali nella pubblica. Allora, il primo caso è quello della NPR, l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Il progetto dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente risale al decreto legge 179 del 2012. Per chi non lo conoscesse, è il progetto di far sì che ci sia un'unica anagrafe, appunto, di livello digitalizzata, di livello nazionale, e quindi passare dal sistema attuale in cui ogni comune ha la sua anagrafe, e che obbliga appunto al censimento ogni 10 anni, per cercare di allineare i vari database, a un unico database centrale, che permetta per esempio il censimento permanente, ma che anche diventi una banca dati di interesse nazionale di riferimento per anche gli altri software del sistema informativo dello Stato. Questa banca dati dovrebbe sostituire AIRE e l'INAH, che sono l'AIRE l'anagrafe dei residenti all'estero, e l'INAH era l'indice nazionale delle anagrafi, dovrebbe permettere di avere il domicilio digitale, cioè, appunto, il censimento permanente. Nelle varie modifiche normative sono state, prima, si è passato prima da un modello che doveva essere completamente un modello web app, cioè un'applicazione web a cui tutti i comuni dovevano aderire, poi è stato introdotto, in realtà è stato introdotto nel decreto 90-2014, fui io in quel caso come consulente del ministro Madia a proporre una riscrittura di un emendamento che introduceva questa possibilità per cercare di sbloccare il sistema con appunto dei web services, ovvero i comuni possono mantenere anche il loro software di anagrafe, ma agganciarci via web a
e quindi in qualche modo sincronizzare il database centrale. E in totale sono stati stanziati 23 milioni di euro, spesi credo più o meno 8, e, se non ricordo male, e per 9 contratti esecutivi stipulati negli anni tra il Ministero dell'Interno e Sogei. Ora, che cosa ci insegna questo progetto che purtroppo ancora non ha visto la conclusione? Ci sono stati vari errori. Allora, il primo errore sostanziale è stato che ha rallentato moltissimo il progetto, è stata una carenza di progettazione. Cioè, quello che noi abbiamo visto è che, e questo, ripeto, è generale in molti altri casi, ma questo è solo esemplificativo. Invece di partire da quella cartina lì, la cartina lì dice, fa vedere come sono distribuiti i software dei vari produttori di software di anagrafe in Italia. E si vede chiaramente che ci sono delle zone di quasi monopolio, no? E anche analizzando quello si può vedere benissimo che ci sono pochi produttori di quel software che sostanzialmente coprono quasi, con una prima 10 o 15 produttori di quel software, si copre quasi la totalità della popolazione italiana. Allora, invece di partire da lì, dall'analisi dell'esistente, dall'analisi delle funzioni di quei software, cercare di capire, magari con delle procedure innovative che sono previste dai codici degli appalti, come cercare di fare questa trasformazione, si è fatta un'analisi assolutamente insufficiente dei requisiti funzionali, cercando di portare avanti un discorso del tipo, tanto come siamo lo Stato, a un certo punto la legge imporrà di fare questo passaggio e voi dovete adeguarvi, e chiaramente questa cosa non può funzionare, perché se tu offri a un comune un software che ha meno funzionalità rispetto a quelle che aveva prima, che per esempio non è più collegato con i software dei servizi sociali oppure dei tributi, chiaramente il comune farà giustamente resistenza. Anche il fornitore chiaramente farà giustamente non lo so, però comunque farà, uno se è ragionevole aspettarsi che farà resistenza se vuoi levargli quella parte di mercato, e tutta questa cosa non può essere bypassata semplicemente a un certo punto dicendo per legge ok, si fa così e tutti quanti devono passare, tant'è che appunto dal 2012 al 2018, che adesso è iniziato, ancora non si è riusciti a fare questo passaggio. Tanto più un altro errore generale che è stato fatto è definire un esecutore per legge. È un campanello d'allarme quasi, diciamo, quasi sicuro quando trovate in una legge che il legislatore così decide che quel certo progetto lo deve fare e si mette nome e cognome nel senso della società, così quasi sempre ci sarà un errore. Ci sarà perdita di denaro o comunque non spesa efficiente. Sicuramente il modello più adeguato è quello della concorrenza, quello di cercare di mettere a gara. Chiaramente anche questo è molto più, non è così facile, però francamente l'esecutore per legge non è la scelta giusta. Altra cosa che emerge da NPR, dall'esperienza di NPR è che i pareri di AGID vanno resi vincolanti. Perché, diciamo, chi avesse letto i vari pareri ai contratti esecutivi da parte di AGID si sarebbe accorto molto tempo prima dei problemi che c'erano in quel progetto e magari forse sarebbero stati aggiustati prima. Invece i pareri non erano vincolanti, si è andati avanti lo stesso e questo, il risultato non è stato assolutamente soddisfacente. Infine c'era un problema, diciamo, anche questo che abbiamo ritrovato anche in altri casi, sovrapposizione con altri progetti. Il progetto della carta d'identità elettronica, che invece viene sviluppato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, chiaramente ha delle sovrapposizioni con quello della NPR, e invece di creare sinergie, invece di cercare di trovare il modo migliore di rendere servizio efficiente alla popolazione, risparmiando il più possibile, invece sono andati avanti due progetti diversi e che, diciamo, hanno difficoltà anche per questa sovrapposizione.
cerco di velocizzare perché vedo che sto perdendo un po' troppo tempo. Un altro filone che abbiamo seguito molto, molto, per molto tempo è quello relativo al sistema informativo dell'agricoltura. Il sistema informativo dell'agricoltura è un esempio veramente paradigmatico dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, perché addirittura è istituito nel 1984. Quindi già nel 1984 c'è una visione eccezionale dell'importanza del digitale all'interno della pubblica amministrazione. Purtroppo però nel 1984 ritroviamo quell'errore di non avere a che fare con il mercato, ma fare delle convenzioni. Vengono stipulate delle convenzioni in cui in qualche modo vengono identificate senza la giusta concorrenza chi deve sviluppare il sistema. Nel 1998 viene imposto l'obbligo dell'utilizzo, quindi vedete di nuovo l'errore della la legge impone questa cosa, invece di vedere il digitale come una cosa che dovrebbe migliorarti la vita, quindi hai tu interesse a farlo, a un certo punto c'è la legge che dice no, lo devi fare, che funzioni, che non funzioni, non importa, lo devi fare. Nel 2006 viene cambiato il modello, viene fatta una società a capitale misto pubblico-privato e il socio viene scelto con gara, però, quella gara, però, cioè, però quello che risulta è che chi vince era l'insieme di imprese che lo stava sviluppando già prima. In tutto sono stati spesi in quel contratto 780 milioni di euro in 9 anni, che sono, diciamo, una spesa che ha a che fare con una varietà molto ampia di servizi, non solo sviluppo software, anche fornitura di hardware, anche fornitura di servizi agronomici. Comunque è sicuramente una cifra estremamente consistente. Sicuramente il giudizio su quel modello non è stato da parte del governo un giudizio positivo, tant'è che il governo attuale ha cambiato il modello e ha messo a gara la prosecuzione del nuovo sistema informativo. Che cosa abbiamo imparato da questo filone d'inchiesta? Sicuramente un problema enorme di carenza di competenze lato pubblica amministrazione. Ora, il filone d'indagine SIAN mette chiarissimamente in evidenza un errore concettuale che in alcuni casi è stato fatto nella pubblica amministrazione, cioè quello di pensare di demandare completamente al mercato le competenze tecniche. Non le ho all'interno della pubblica amministrazione e quindi pago qualcuno esternamente. Non faccio un piano d'assunzioni per avere gente con le competenze adeguate, ma tanto pagherò consulenti, pagherò aziende esterne e lì ci sono le competenze che mi servono. Così non funziona. Il rapporto non può essere, non è un rapporto virtuoso. Negli anni si vede, analizzando le modifiche normative, un continuo uscire di competenze dal Ministero dell'Agricoltura verso AGEA, da AGEA verso la società a capitale misto pubblico-privato, dalla società addirittura quasi completamente le competenze uscire, nel senso di utilizzare solo quelle dei soci privati e svuotando sempre di più la parte pubblica di competenze tecniche. Questa cosa qui, che può essere in qualche modo efficiente, di sicuro non è efficace, perché quello che noi vediamo è che nel rapporto tra committente e fornitore le competenze tecniche sono assolutamente necessarie. Altrimenti, chiaramente, il fornitore si ritrova completamente in mano, scusate, il committente si ritrova completamente in mano al fornitore e chiaramente non può fare completamente l'interesse pubblico. Un altro errore assoluto che abbiamo trovato nel sistema informativo dell'agricoltura è, da una parte, l'effetto lock-in. Chiaramente, se tu fai sviluppare
un software sempre dallo stesso soggetto per così tanti anni e non hai competenze interne nella pubblica amministrazione, tu praticamente stai spostando tutto il know-how fuori dalla pubblica amministrazione e diventa oggettivamente molto molto difficile cercare di ritornare a un modello dove la competizione possa creare, dare soluzioni, diciamo, più efficaci, più efficienti. Infine, un errore enorme che attualmente non è ancora risolto, che è quello di come si misura la complessità dei sistemi informativi nei bandi di gara. Questo ha a che fare soprattutto adesso con Consip. Perché molti bandi relativi allo sviluppo di sistemi informativi fa riferimento al function point, che è una misura tecnica di complessità del software da sviluppare, e vengono messi a gara un tot di function point da sviluppare. Sostanzialmente, che poi diventa una gara al massimo ribasso sul costo orario del programmatore che deve sviluppare questi function point, quindi facendo la cosa più assurda possibile, perché uno non vorrebbe tanto, di solito non vorrebbe un codice tanto grande, vorrebbe un codice fatto tanto bene. E quindi, mentre invece noi in questo momento come sistema cosa facciamo? Mettiamo a gara un software tanto grande fatto da persone pagate il meno possibile, la cosa più sciocca che si può fare. È chiaro che è più difficile invece passare alla logica di prodotto, bisogna, tanto più che ormai i software vengono sviluppati gradualmente, non con gare che possono pensare di decidere una volta per tutte cosa si farà nei prossimi 5 anni, perché 5 anni nel settore ICT è un'enormità. Però, diciamo, questo è un problema molto molto grande e assolutamente deve essere affrontato. Anche perché, francamente, se non ci sono le competenze all'interno della pubblica amministrazione, competenze tecniche, noi non abbiamo capito, e nonostante richieste continue di documentazione sia ad AGEA sia al Ministero, come loro sono in grado di verificare che i function point messi a gara sono quelli realmente realizzati. Finora non c'è stato detto questo. Purtroppo ormai le camere sono sciolte, quindi la Commissione non riesce più a fare audizioni. Abbiamo una serie di richieste in corso. Io francamente non credo che mi manderò la Guardia di Finanza prima delle elezioni. Spero sinceramente che ci mandino le informazioni. Però allo stato attuale noi non sappiamo come diavolo loro controllino l'esattezza dei function point realizzati rispetto al contratto esecutivo. Loro, e diciamo, questo vale anche in generale per tutte le altre pubbliche amministrazioni, che non hanno le competenze interne per fare una cosa di questo tipo. Terzo filone di indagine, cercando di velocizzare, è quello relativo al rispetto del codice dell'amministrazione digitale. L'idea era di verificare con i ministeri, alcuni ministeri e in comuni di maggiore dimensione, qual è la conoscenza di alcune parti del codice dell'amministrazione digitale. Purtroppo, già al primo passaggio, diciamo, ci siamo arenati, perché l'idea era quella di identificare il responsabile, della trasformazione digitale, così come previsto dall'articolo 17, e chiedere a lui, mandare o lui o lei, tutte le domande relative appunto all'attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Ma quando abbiamo iniziato a chiedere al Ministeri appunto di darci il nominativo del responsabile come da articolo 17 del codice, non siamo, cioè, quello che è venuto fuori sostanzialmente è che non l'avevano nominato. No, e guardate, non l'avevano nominato. Hanno provato a dire la scusa è che l'ultima modifica risaliva autunno del 2016, ma in realtà la figura era prevista nella normativa sin dal 93. Dal 93 era previsto il responsabile dei sistemi informativi, ma poi dopo, più avanti, il responsabile unico per la trasformazione digitale, come
figura dirigenziale apicale era prevista già da moltissimi anni. Ed è quello che è rimasto evidente, è che purtroppo i ministeri non hanno quelle competenze nei livelli apicali, non hanno direttori generali con competenze tecniche, di informatica giuridica e manageriali, così come previsto dalla norma. E questo non sarebbe gravissimo se non fosse appunto che da tanti anni sono previste queste figure e soprattutto che non hanno fatto una politica di assunzione che privilegiasse, mettesse come priorità la richiesta di queste figure. Ora capite che se il responsabile, la trasformazione digitale non c'è, è difficile che poi tutto il resto venga fatto. E infatti quello che risulta è che appunto, alcuni progetti che sono quelli spinti dal governo iniziano gradualmente a essere implementati, ma non c'è una visione generale, continua e diciamo, organica di appunto, digitalizzazione della pubblica amministrazione. La formazione è pochissima, anche chiaramente per problemi normativi assurdi di limitazione delle ore di formazione e dello spesa di formazione, informazione, cosa che invece è assolutamente necessaria, ma la dematerializzazione assolutamente non è completa, i processi non sono dematerializzati in modo completo, assolutamente c'è una mancanza di conoscenza quasi totale dell'articolo 15, che invece è un articolo che doveva innescare meccanismi virtuosi che serviva a dare forza al processo di innovazione e che in qualche modo dava la possibilità di avere i risparmi del processo di innovazione in tasca ai dipendenti pubblici, cosa che invece non viene assolutamente fatto e non ci pensa quasi nessuno, e soprattutto, cosa veramente incredibile, non c'è quasi mai un collegamento con la programmazione. Il sistema di programmazione e valutazione sembra una cosa che non esiste, che non viene considerato. È un altro dei tanti adempimenti che sta lì nello sfondo, ma poi uno si domanda come mai ogni 6 mesi non miglioriamo negli indicatori del DESI. Non c'è praticamente nessun sistema di valutazione delle performance che li considera e quindi quei poveri indicatori, se devono essere migliorati, sarà per così per caso, nessuno ci fa attenzione. In ultimo, velocizzo, e mi dispiace, ho perso troppo tempo, ci siamo una delle cose che abbiamo fatto in parallelo è cercare di, visto che abbiamo tanti dati, di capire se era possibile utilizzare la banca dati nazionale dei contratti pubblici per fare analisi sulla spesa. Ora, e ne abbiamo fatte tante di analisi sulla spesa, però purtroppo man mano che facevamo le analisi scoprivamo che i risultati erano incredibili. I giorni medi tra la pubblicazione di una gara e l'aggiudicazione, il tipo di che tipo di procedure vengono fatte come numero di gare o come totale aggiudicato, il numero, quali sono le pubbliche amministrazioni che fanno più gare, quanti sono i partecipanti nelle gare, tutte cose che però di volta in volta hanno sempre messo, oppure qui in questo altro esempio. Data una singola pubblica amministrazione, quali sono i vincitori nelle gare. Tutte cose che però purtroppo hanno messo in evidenza che il database dei contratti pubblici, quello ufficiale, quello che abbiamo chiesto ad ANAC, quello che per un anno abbiamo cercato insieme ad ANAC, di ripulire dagli errori, è assolutamente inutilizzabile perché è stracolmo di errori. Tutte le analisi che purtroppo abbiamo fatto non possono essere prese in considerazione se non come esempio di potenzialità, perché purtroppo il processo con cui vengono raccolti quei dati è un processo assolutamente inefficace e fa sì che quella banca dati sia assolutamente inutilizzabile per quello che invece secondo noi dovrebbe essere fatto, cioè il punto di partenza per rendere di contrasto alla corruzione più efficace, cioè per cercare di fare dell'analisi generale per trovare dei pattern che magari diano indicazioni di possibili anomalie per andare a controllare appunto nel dettaglio cos'è che non funziona. Questo ha messo in evidenza un problema
grandissimo nella pubblica amministrazione attuale, che è l'assoluta mancanza di cultura del dato. Appunto, sembra quasi che qui non si capisca l'importanza della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dell'importanza di avere dati di qualità, ma questo risulta anche in altri casi. Per esempio, qui un esempio così, banale della rilevazione dei dati nel monitoraggio del fascicolo sanitario elettronico. Se andate a guardare sul sito del fascicolo sanitario elettronico, questo è l'utilizzo, l'indicatore di monitoraggio di utilizzo della provincia autonoma di Trento, lì dove è cerchiato. Andate a vedere e vedrete che secondo la provincia autonoma di Trento, o comunque secondo chi ha fornito quei dati, praticamente sono mesi e mesi che la popolazione non cambia neanche di un'unità, né la popolazione, né il numero di accessi, né nulla, tutto uguale, e che chiaramente è un errore, cioè vuol dire che o non vengono forniti o vengono forniti quelli dell'anno prima. Ma che è indicativo di un scarso interesse, una scarsa attenzione a quanto è importante invece avere dati di qualità. È un sito pubblico, dovrebbe essere trasparenza, invece diciamo, trasparentemente si dice ai cittadini noi facciamo le cose male. Come per esempio, questa è nella nota integrativa al bilancio, questo è un altro esempio di assoluta sciatteria dal mio punto di vista nel rispetto della legge, no? Nelle note integrative al bilancio ci sono le schede degli indicatori, degli obiettivi che i dirigenti apicali dei ministeri hanno. E qua, per esempio, guardate, questo è l'indicatore rispetto all'obiettivo dell'evasione dagli istituti penitenziari, e lì ho sottolineato che secondo il Ministero della Giustizia questo dirigente verrà premiato se nel 2018 ci saranno numero di evasioni uguale a 2, non minore uguale a 2. Quindi questo qui, se verso fine anno è evaso solo una persona, probabilmente per cercare di aumentare la produttività cercherà di far evadere qualcun altro. Chiaramente è una battuta, non è così importante, ma è nella co la cosa in sé, ma è un'indicazione di come... di quanta scarsa attenzione a queste cose vengono fatte. Questo è un documento ufficiale, ufficialissimo, è la nota integrativa al bilancio, è pubblico, dovrebbe essere una cosa su cui dovrebbe esserci la massima attenzione, è un obiettivo importante che si pone il Ministero, eppure diciamo, anche quello viene fatto assolutamente con scarsa qualità. Finisco con delle proposte, diciamo, indecenti nel senso della foto. Sulla governance, francamente, non abbiamo trovato delle formule magiche. E non ci sono formule magiche. Le governance negli anni sono cambiate molte volte, però non crediamo che ci sia qualcosa. Cioè è vero che appassiona molto, soprattutto i politici, la governance, posti da definire, cose, però se vogliamo far funzionare le cose, probabilmente non è lì che si trova la bacchetta magica. Mentre invece rafforzare il controllo è assolutamente fondamentale, c'è una modifica del 179-2016 di digitalizzazione di tutto il processo del controllo che dovrebbe rafforzare questo controllo. C'è assolutamente la necessità assoluta, priorità per immettere nuove competenze nella pubblica amministrazione, soprattutto nei livelli apicali, soprattutto nei dirigenti apicali. Non possono essere i dirigenti che decidono le cose e non capire assolutamente niente di digitale. No, non funzionerà mai. Non. Bisogna immettere persone o diciamo, promuovere quelle che hanno le competenze e che stanno livelli più bassi o comunque immettere nuove competenze, ma nei livelli alti. E infine, assolutamente applicare la legge. Banalmente, sembra quasi per una volta tanto la legge dice un sacco di cose buone e sarebbe anche abbastanza semplice migliorare, basterebbe applicarla. Su questo, chiaramente, per applicarla serve, torno sopra, controllo e competenze. Chiedo scusa se alla fine ho velocizzato, però cioè, mi ero preso
po' troppo nelle prime slide. Qui ho messo alcuni link sia alla relazione completa, sia alla documentazione acquisita, che è moltissima, sia a tutti i resoconti stenografici. Ci sono poi i video delle audizioni per chi le vuole sul sito della Web TV della Camera dei Deputati, e poi ci sono un po' di link miei personali e non. Grazie Paolo, un lavoro, complimenti per questo lavoro veramente rilevante e importante. Ci sono alcune domande che ti vorrei trasferire. Prima però ce n'è una che riguarda più Marco Bani, che viene da Maria Guercio, che chiede qual è il rapporto istituzionale che lega AGID e il team della trasformazione digitale, un po' un tema che è legato poi alla governance dell'innovazione. C'era anche qualche cos'altro per Marco Bani, ma più che una domanda è una segnalazione di Luca Dainese che dice che pensa sia necessario che Agid si incontri con le software house che gestiscono i servizi degli enti locali, soprattutto per la parte di compliance dei software gestionali con Speed, PagoPA. Da questo punto di vista ne approfitto per fare uno spot pubblicitario. A febbraio questo ciclo di seminari online continuerà proprio su questi aspetti più specifici che riguardano le piattaforme abilitanti, Speed, PagoPA, la security, il tema dei data center e del cloud computing e più in generale quella che è la roadmap del piano triennale. Quindi chiedo a Marco se vuol dare una risposta su questo aspetto, diciamo, di rapporto tra Agid e team per la trasformazione digitale. E intanto però anticipo a Paolo alcune altre domande che riguardano più il suo intervento. Una è relativa alle figure che sono state analizzate dalla commissione. Mariella Guercio segnala che oltre a quelle strettamente tecniche ci sono quelle che hanno caratteristiche un po' come responsabile della gestione documentale, che sono più di tipo documentalistico, e qua un po' si tocca anche l'aspetto della parziale dematerializzazione che avete riscontrato nelle pubbliche amministrazioni. Te le leggo, poi decidi tu come rispondere in quale sequenza. C'è un riferimento di Pino Plantera alla come si fa a avere un modello organizzativo di PA digitale senza un adeguato sistema di sanzioni per i dirigenti. Questo è sicuramente un tema caldo che poi qualcun altro ha ripreso chiedendo ma chi è che dà poi gli obiettivi ai dirigenti in termini, chi dovrebbe darli gli obiettivi ai dirigenti in termini di miglioramento del livello di digitalizzazione della PA. C'è un richiamo di Chiara Fiorino che non è solo un problema di sanzioni, ma che servono strumenti e formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione. Spesso i funzionari che si occupano di queste cose, soprattutto negli enti locali, sono soli, sono isolati, sono insufficienti rispetto alle esigenze. Qua mi faccio un po' interprete io, mi sembra quasi che ci sia anche un bisogno di creare community, relazioni tra chi lavora su queste tematiche. E sempre Dainese segnala che soprattutto nella PA locale con i comuni sotto i 5.000 abitanti, che sono il 69% in Italia, non esistono queste figure diciamo, di tipo specialistico. E qua ovviamente entriamo un po' nel tema delle unioni di comuni, del modo col quale i comuni possono mettersi insieme per affrontare queste tematiche. Ultima domanda che segnalo riguarda il blocco della spesa della PA. Anche qua c'è, come dire, la sensazione che siano dei vincoli eccessivi rispetto agli investimenti. Forse, anche qua è sempre la mia interpretazione, è più un problema di come si intende poi la riduzione della spesa. In particolare su alcune tematiche che possono essere anche il tipo di spesa, cioè non dovrebbe essere limitato l'investimento, ma per esempio se passiamo sul cloud, quelli che prima erano investimenti diventano magari dei canoni, quindi c'è anche una difficoltà a interpretare queste norme.
Se era qualcos'altro te lo passo, però darei subito la parola a Marco se vuol dare una prima risposta su il tema Agis e Team Digitale e poi a Paolo per le altre domande. Paolo rispondi tu perché Marco forse in questo momento non è disponibile. Va bene, rispondo io. Allora, prima di tutto per le altre figure, sì, è vero, ci sono una serie di altre figure, non abbiamo approfondito questo aspetto, però per forza di cose noi dovevamo limitarci perché avevamo un anno, non eravamo sicuri se ci rinnovavano, poi in realtà anche dopo il rinnovamento, lo scioglimento delle Camere è anticipato di qualche mese ci ha ridotto ancora di più la possibilità, quindi è vero, ci sono queste, il problema della mancanza di competenze nelle figure apicali e nei responsabili vale anche per tutte le altre e sicuramente se ce ne fossero migliorerebbe la velocità di transizione alla modalità digitale, però la modifica del CAD con la figura appunto del responsabile alla transizione, della transizione alla modalità digitale, che non è un informatico, è qualcuno che si deve appunto occupare della coerenza dell'organizzazione dei processi con le tecnologie. È una figura che chiaramente spinge nel fare in modo che ci siano le altre figure nella disponibilità, nelle piante organiche degli enti. È un po' una cosa, diciamo, che scatena, dovrebbe scatenare tutto il resto. Cioè, il Chief Digital Officer è previsto sostanzialmente dall'articolo 17, dovrebbe essere quello che appunto ha il potere non solo per il livello che ha, che è dirigente appunto apicale, ma anche perché la legge gli permette di avere una interlocuzione diretta con il vertice politico, gli permette di avere la possibilità di dire appunto quando l'organizzazione non va bene e quindi bisogna cambiarla, no? Quindi ha potenzialmente la possibilità di scatenare quei processi che poi portano al cambiamento. E per quanto riguarda le sanzioni per i dirigenti, ma certamente, però anche qui tutta la normativa sulla valutazione, sulle performance, è una normativa che dà strumenti, darebbe strumenti per appunto premiare e sanzionare chi invece, premiare chi fa bene e sanzionare chi fa male. Purtroppo questa è una normativa che è quasi completamente sconosciuta al personale politico, sia negli enti locali, ma man mano che si sale, diciamo, anche questo è quasi completamente sconosciuta. E purtroppo il personale amministrativo tende a tenerla nascosta e tendono a degradarla in semplice, a mero adempimento e le cose, diciamo, serie si fanno in un altro modo, ma senza misurare, senza valutare, o quando si misura, comunque si misura e la valutazione sta da un'altra parte. E purtroppo questo non diciamo che sia una cosa semplice, anzi è una cosa difficilissima. Però gli strumenti ci sono, gli strumenti non bisogna inventarsi nuove norme, basterebbe applicare quelle che ci sono, farle conoscere e applicarle. E siamo convinti che anche quella cosa lì, anche quella semplice cosa lì, migliorerebbe la situazione. Sul fatto che ci sia poco personale e magari trattato anche in modo sbagliato, questo è sicuramente vero, il capitale umano è fondamentale, sia per quanto riguarda appunto un piano di acquisizione di nuovo, acquisizione di reclutamento di nuovo personale, ma soprattutto della parte di formazione. Ma di nuovo, se ci fosse un responsabile, ex articolo 17, che è responsabile della trasformazione digitale, ha tutti gli strumenti per dire: ops, guardate che qui no, non abbiamo nell'organizzazione sufficienti figure e quindi nel piano delle assunzioni deve esserci per forza anche questo. Fino a quando chi è nei livelli apicali, ripeto, non capisce praticamente niente di questa roba, la vede come una cosa, una commodity da comprare, un qualcosa che bisogna
quando ti serve, quando il vertice politico ti chiede, compri, ottieni, mentre invece è un qualcosa che trasforma fortissimamente l'organizzazione e il lavoro, cioè fino a quando non c'è questa consapevolezza nei livelli apicali, è molto molto difficile che anche i migliori e più illuminati funzionari o dirigenti, diciamo, nei livelli più bassi riescano a fare la trasformazione che c'è necessaria. Per quanto riguarda i comuni piccoli, l'ultima modifica nel CAD prevede appunto che la figura del responsabile della trasformazione possa essere identificata in modo associato. E per quanto riguarda la parte investimenti, cioè, certo, c'è quel problema del passaggio dall'investimento alla parte corrente, però guardate, non è in realtà, bisogna cercare anche di non farsi troppe, non cercare troppe scuse. Già a tecnologia attuale si può fare, a legislazione attuale si può fare moltissimo. Io penso che l'Agenzia delle Dogane dopo darà un esempio di come loro hanno operato, però bisogna entrare nell'ordine di idee che c'è un cambiamento. C'è un cambiamento nell'organizzazione, c'è un cambiamento nel modo di lavorare, c'è un cambiamento, un rigore nell'applicare alcune normative, nel misurarsi, nel voler migliorare, nel rapporto con gli stakeholder, tutte cose di nuovo previste benissimo dalla legge. È vero che se ci fossero risorse in più tutto diventa più semplice, questo è assolutamente vero, ma non è vero che fino a quando non ci saranno risorse più non si può fare. Si può. Questo è assolutamente chiarissimo. Si può e il modo per farlo è anche abbastanza semplice, cioè nel senso che basterebbe seguire la normativa, non per migliorare tutto, per arrivare alla perfezione, però per migliorare tanto. Questo è evidente. Oh, grazie Paolo. Intanto invito Alvaro ad attivare la webcam e visto che comunque il caso dell'Agenzia delle Dogane è una delle buone pratiche segnalate dalla Commissione, chiederei proprio a Paolo di presentare questa esperienza, se non ti dispiace. Sì, beh, allora l'Agenzia delle Dogane ha colpito la Commissione perché non li fa gli errori che abbiamo trovato dalle altre parti. Cioè, una delle cose che a me personalmente mi ha colpito di più è relativa alla misurazione della progettazione, la pianificazione degli interventi. C'è un passaggio nell'audizione in cui appunto quando ci spiegano come fanno, come progettano, come identificano gli obiettivi, gli indicatori di outcome, io chiedo, ma diciamo, questo è solo per i progetti ICT oppure per tutto? E la risposta è stata, la risposta che francamente è più bella che ho sentito, che è stata quella, ma come, tutti sono così, perché tutto ha a che fare con l'ICT. Ormai nel 2000, appunto, quello che dicevo all'inizio, nel 2018, come si fa a pensare di progetti della pubblica amministrazione che non abbiano a che fare fortemente con l'uso delle tecnologie? E quindi loro, diciamo, fanno quello che, diciamo, secondo noi dovrebbe essere fatto con risultati anche riconosciuti a livello Buongiorno a internazionale. tutti, grazie, grazie dell'invito innanzitutto, grazie alle belle parole, una bella responsabilità quindi rappresentarvi perché saremo un esempio virtuoso. E spero di riuscirci e per questo ho preparato una presentazione che serva un po' da guida e per chi abbia poi interesse a fare degli eventuali approfondimenti, perché certo in 25 minuti potrò, ecco qui. Potrò rappresentarvi forse in modo non completo qual è la nostra strategia. Allora, l'agenda intende rappresentarvi molto rapidamente qual è la nostra mission per collocare quello che fa l'Agenzia delle Dogane nel contesto nazionale e internazionale, darvi qualche proprio numero rapidamente sulla dimensione operativa e passare a restituirvi tutto quello che abbiamo imparato
anche in relazione al confronto internazionale, quindi agli indici internazionali, l'importanza di confrontarsi con lo scenario globale. Quanto abbiamo fatto per confrontarci con i vincoli normativi, in alcuni casi aggirarli, in altri modificarli strutturalmente, per arrivare quindi alla nostra visione strategica di sviluppo dell'innovazione e a passare i principali elementi, quelli che secondo noi sono gli elementi chiave che ci hanno consentito di avere successo nel lavoro che stiamo facendo, collegati a un rigoroso metodo operativo di sviluppo. Allora, passerei alla slide successiva. Ecco, se qualcuno mi dà una mano così, io, perché sono leggermente astigmatica, ecco, quella cosa non la vedo. Allora, qual è la mission delle dogane? Qui affrontiamo anche il tema di quali sono i vincoli e come li si poniamo. Due parole, il quadro regolamentare in cui operano le dogane è un quadro di natura prettamente unionale. Vi ricordo che quest'anno l'Unione Doganale compie il suo 50º anno, quindi c'è una collaborazione tra paesi dell'Unione Europea per avere delle procedure doganali uniformi all'interno di tutta l'Unione. E fondamentalmente si basa in pillole su due aspetti, proteggere gli interessi fiscali e gli interessi di safety and security, cioè anche proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini di tutta l'Unione. Ma l'altro importante tema è svolgere il ruolo di ente regolatore favorendo lo sviluppo del commercio internazionale. Quindi si tratta di trovare il punto di equilibrio tra due esigenze fondamentalmente contrastanti, che sono appunto tutelare il commercio internazionale e contemporaneamente fare in modo che si possa ulteriormente sviluppare. Altro importante termine di valutazione rispetto ai vincoli e che per quanto riguarda tutte le dogane dell'Unione sono cogenti anche i piani di sviluppo per la realizzazione della fondamentalmente dogana elettronica paneuropea. Quindi vuol dire che c'è un piano di lavoro comunitario strettamente legato al codice doganale dell'Unione che ne costituisce appunto la declinazione. Quindi i customs, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe consentire a tutte le imprese dell'Unione di operare nei confronti di ciascuna dogana con adempimenti digitali e con controlli uniformi basati sulla gestione automatizzata del rischio. E noi cosa abbiamo fatto per la realizzazione di customs? Siamo andati anche un po' oltre a quelli che sono attualmente gli obblighi di customs, in quanto attualmente gli obblighi di customs prevedono la digitalizzazione non di tutto il core business delle dogane in termini obbligatori, ma soltanto, diciamo, delle operazioni di esportazione e transito. Spero di essere stata abbastanza chiara in questa definizione della mission delle dogane in pillole, ma c'è una definizione ancora più chiara. Alle dogane è dato il compito di tracciare le merci che entrano, che attraversano il confine dell'Unione e fare in modo che non entrino merci pericolose, merci dannose per la salute e che contemporaneamente vengano pagati i diritti doganali e l'IVA connessa. Quindi di che cosa si tratta fondamentalmente? Di trattare le cosiddette dichiarazioni doganali di import-export. Per riprendere quello che diceva l'onorevole Coppola prima, questo è il core business delle dogane completamente digitalizzato e che quindi consente alle imprese nazionali e anche dell'Unione Europea, anche alle imprese estere, di poter effettuare importazioni, esportazioni sul nostro territorio e di trattare anche quelle che sono le dichiarazioni relative agli scambi intracomunitari. Questi sono due aspetti importanti perché il nostro core business è stato digitalizzato, considerando che la missione doganale è particolarmente sfidante in quanto obbliga ad effettuare dei controlli in tempo reale, seguendo il percorso commerciale delle merci. Gli aspetti che riguardano le dichiarazioni extrae, quindi le operazioni importazione, esportazione, transito, introduzione in deposito,
E gli aspetti che riguardano gli scambi intra, gli scambi all'interno dell'Unione Europea, sono dei dati di particolare rilevanza che vanno a quindi generare, a alimentare la nostra bilancia commerciale. Ci occupiamo anche di dichiarazioni relative all'accise, quindi parliamo del controllo sulla produzione e i consumi di prodotti energetici e di prodotti alcolici e ci occupiamo anche i cittadini che attraversano il confine dell'Unione Europea attraversando il confine dell'Unione con la quantità di contante o di valuta connessa. Quali sono le dichiarazioni valutarie? Vedete, quindi sono dei numeri piuttosto importanti. Parliamo di oramai, questi sono i dati consolidati del 2016, nel 2017 già abbiamo apprezzato una relativa crescita. Parliamo di 20 milioni di dichiarazioni extra UE, quindi importazioni e importazioni per anno, operazioni che sono trattate completamente in tempo reale, con firma digitale, così come le dichiarazioni di accise, le dichiarazioni IVA e quelle valutarie. E potete vedere anche qual è l'importanza, qual è il nostro contributo all'erario nazionale, quindi il primo dei compiti affidati alla dogana, la tutela degli interessi fiscali, contribuiamo con oltre 48 miliardi di euro all'erario nazionale e all'erario comunitario, e quella riga che riguarda i dazi, con 2,2 milioni di euro. I dazi in termini doganali vengono definiti come risorse proprie dell'Unione. Possiamo andare avanti. Qual è il nostro problema? E quello che vorrei restituire a tutti i partecipanti al webinar. E qual è, diciamo, quella che è la caratteristica della nostra strategia? Avere il coraggio di osare, quindi guardare sempre al futuro e guardare attentamente a come si modifica lo scenario. Quindi i customs, ovvero il piano della Commissione per la digitalizzazione completa delle dogane, che come vedete in Italia è già stata realizzata, prevede che nel 2025, semmai ci arriveremo, tutte le dogane dell'Unione possano effettuare adempimenti digitali, quindi trasformare gli attuali adempimenti cartacei in adempimenti digitali. E noi su questo crediamo di aver raggiunto il risultato, perché tutti gli adempimenti doganali sono già ampiamente digitalizzati e l'abbiamo fatto svolgendo un ruolo di apripista per tutti i progetti europei di innovazione in ambito doganale. Di cosa però ci stiamo accorgendo? E qui, ripeto, è quello che vorrei proprio restituirvi, la necessità di guardare con anticipo a come cambia lo scenario del futuro. Noi crediamo che nel 2025, l'anno in cui il 75% della popolazione sarà composto da millennial, e nell'epoca dell'intelligenza artificiale della Dogana 4.0, la dogana che trasforma soltanto gli adempimenti in adempimenti cartacei, in adempimenti digitali, non sia una dogana adeguata allo scenario e che consenta appunto di sviluppare, di favorire la crescita del commercio internazionale e quindi anche la crescita economica dell'Unione. Allora, ci siamo anche posti il compito, e quello che facciamo anche regolarmente in tutti i fora comunitari, di reindirizzare la strategia dell'Unione Europea anche utilizzando il nostro ruolo di apripista. Andiamo alla prossima slide. Perché? Perché guardate com'è cambiata la produzione in termini globali. Da oltre 20 anni la produzione dei beni è intensamente frammentata, cioè i processi produttivi, l'esempio che vedete nella slide di come viene realizzato un bene, ma basta andare anche semplicemente a fare la spesa e vedere con attenzione come è composta l'etichetta anche di un minestrone, probabilmente non solo di un minestrone, ma di una paella, avevo trovato recentemente, in cui c'era il contributo di almeno 5 paesi diversi.
Quindi molti beni sono il risultato di lunghe catene produttive che attraversano più paesi e che determinano articolate relazioni tra le imprese e incidono sulla complessità e la sicurezza della catena logistica. Quindi arrivano le modalità di controllo che deve esercitare delle dogane, forse se trasformi soltanto gli adempimenti in adempimenti digitali, non sono assolutamente adeguate. Passiamo all'altra forte accelerazione degli ultimi 5 anni, un'accelerazione ancora più evidente rispetto alle catene globali del valore, la digital transformation, che è, come dire, va collegata alla digital distraction, ovvero le aziende e le imprese che attualmente operano nello scenario digitale. Vi voglio dare anche riguardo a questo qualche numero. Nelle aziende tech company, le tech company nel 2006 coprivano il 7% del mercato, nel 2017 già coprono il 54%, e credo che questo sia un processo assolutamente inarrestabile, cioè avere governare il commercio internazionale nell'epoca del digitale, in cui si affermano nuovi modelli di business e si premia solo il rinnovamento digitale, richiede un diverso modo anche di fare dogana. Ma io dico non solo di fare dogana, ma di svolgere la funzione di ente regolatore, quindi di svolgere la funzione attribuita alle pubbliche amministrazioni, che fondamentalmente hanno il compito di fare in modo che venga rispettata la legalità. E se il mondo cambia, bisogna vedere con quali strumenti si presenta. Allora, nella slide successiva vi rappresento come abbiamo superato i vincoli che ci derivano dal quadro normativo comunitario. Il quadro normativo comunitario non ci dà la possibilità di progettare e di lavorare secondo quella che è la nostra visione, cioè una dogana adeguata allo scenario globale e allo scenario digitale, all'economia digitale, all'economia reale. Quindi cosa abbiamo sfruttato? Abbiamo sfruttato per realizzare la nostra visione Dogana 4.0 i progetti di ricerca e sviluppo UE. Anche questo non lo devo l'esercizio perché abbiamo utilizzato per questi importanti sviluppi fondi unionali. E trovate nella slide per ognuno di quei progetti, Glifitele per esempio il progetto per la lotta alla contraffazione insieme a FASAF, i link al nostro portale dove potete trovare anche una serie di filmati che vi illustrano cosa fanno questi progetti e qual è il loro grado di sviluppo. E il tema che tratterò nel corso della presentazione è che nell'ambito di questa spinta forte all'innovazione abbiamo lavorato a stretto contatto con altre pubbliche amministrazioni. Abbiamo per questo una discreta conoscenza dei meccanismi che intervengono nelle pubbliche amministrazioni anche per l'attuazione delle innovazioni e del tema in particolare dello sportello unico doganale. E passerei avanti perché vedo che il tempo scorre, altrimenti non arrivo alla fine della presentazione. Questo slide anche ve la commento, se avete interesse trovate le indicazioni sul portale. Sono gli ulteriori investimenti che ci verranno affidati per lo sviluppo della competitività del nostro sistema portuale. Andiamo ancora avanti. Quindi, cosa facciamo? Utilizziamo i progetti europei di ricerca e sviluppo, anche i piani operativi nazionali, infrastrutture e reti. Abbiamo utilizzato anche i fondi dei piani operativi nazionali sicurezza, per poter sviluppare modelli innovativi di processo che non hanno ancora una cornice giuridica, ma che contribuiscono alla progressiva realizzazione di Dogana 4.0. Credo che però il paradigma sia applicabile a pubblica amministrazione 4.0. Cercherò di darvi nel proseguo della presentazione del mio intervento
come questi modelli sono i tasselli di una visione strategica che nel nostro caso interviene su tutti i segmenti della catena logistica, ma nel caso delle pubbliche amministrazioni interviene in un processo complessivo di innovazione e semplificazione. E uno sguardo ai rating internazionali, su questo noi ci siamo molto impegnati. I rating internazionali sono molto importanti da un punto di vista anche di reputazione internazionale, se abbiamo interesse ad attirare più traffici e fare in modo che l'economia nazionale, l'economia dell'Unione Europea cresca, la reputazione internazionale è particolarmente importante. Con l'innovazione che abbiamo introdotto, il principale rating, il rapporto Doing Business della Banca Mondiale, il principale rating che qualifica le dogane trade across border, ci vedeva al 56esimo posto nel 2014 e nel 2016, 2017 e 2018 al primo posto. Questo vuol dire che le dichiarazioni doganali, ovvero il nostro core business, sono sdoganate in un per il 92,6% e senza per questo però trascurare l'importanza dei controlli che vengono seguiti, in un tempo di sdoganamento che varia tra 9 secondi e 5 minuti. L'abbiamo recentemente aggiornato, il precedente era 12 secondi e 5 minuti, questi sono i dati delle ultime rilevazioni. In un altro importante rating del World Economic Forum, la dogana italiana viene classificata al primo posto per tempi e costi per la movimentazione alla frontiera e al terzo posto come servizi doganali, ma siamo ben lieti di occupare il terzo posto perché ci viene dietro. Ci vede soltanto superati da Singapore e dagli Emirati Arabi e considerando la nostra complessità operativa, 8 km di coste, 80 porti e non so quanti punti di ingresso via terrestre e via aerea, vuol dire che abbiamo dominato correttamente questa complessità. Andiamo avanti perché l'aspetto più importante è quali sono i principi, i cardini della nostra strategia. Intanto avere un approccio olistico. E per costruire la crescita, guardare sempre alle nuove tecnologie. Stiamo già lavorando sull'utilizzo delle tecnologie blockchain per dare valore ai nostri controlli e poter quindi confrontarci con una realtà che sta profondamente cambiando. Utilizziamo un paradigma che abbiamo rimodulato per renderlo adatto all'Agenzia delle Dogane, l'Internet of Goods, da noi si chiama Internet of Things, da noi si chiama Internet of Goods. L'altro aspetto importante è che diciamo, riprende quanto l'onorevole Coppola diceva prima rispetto anche alla corruzione, e alla possibilità di effettuare, diciamo, dei controlli in tempo reale anche su come si eseguono gli adempimenti doganali. Noi facciamo una gestione automatizzata del rischio sul lavoro dei nostri funzionari e sul lavoro degli importatori e esportatori per dare dei controlli a valore aggiunto, quindi dare la possibilità, andiamo avanti, di avere e di avere la completa tracciabilità delle operazioni che vengono eseguite, sia dai nostri utenti interni che dai nostri utenti esterni. Allora, qual è il principale problema? Il principale problema sul quale inviterei a fare come ha fatto l'Estonia, visto che sta diventando in Estonia legge il paradigma once only, che fa parte appunto dei bullet della dichiarazione di Tallinn dell'ottobre scorso, è il paradigma con il quale noi lavoriamo dal 2003. E con lo sportello unico doganale. Cioè, noi mettiamo al centro dei nostri sviluppi il processo di business, in quanto l'attuale normativa prevede che il mondo del business, ma vale lo stesso anche per il cittadino, in maniera meno intensa, il mondo del business deve dialogare con le pubbliche amministrazioni, con i vari silos delle pubbliche amministrazioni, in quanto l'attuale legislazione, anche unionale, attribuisce a ciascuna di esse un segmento di controllo. Quindi con lo sportello unico fondamentalmente cosa abbiamo fatto? Utilizzando appunto le leggi già vigenti in Italia, il CAD, abbiamo costruito un motore di cooperazione applicativa con cui le pubbliche amministrazioni dialogano con l'azienda in modo tale che l'azienda possa inviare una sola volta le informazioni e ricevere
un solo controllo basato su un'analisi dei rischi condivisa. Ovviamente il tutto si basa sull'altro paradigma, sull'approccio full digital, cioè noi riteniamo che le aziende e le imprese e anche i cittadini non debbano mai essere utilizzate come veicolo dell'informazione, ma ancor di più le aziende debbono vedere gli adempimenti che devono eseguire per legge come sottoprodotto dei loro sistemi aziendali. Andiamo avanti con la slide successiva. L'altro aspetto della nostra strategia è che sfruttiamo tutta l'intelligenza artificiale diffusa all'interno delle aziende, nei vari nodi della rete che controlliamo, in modo tale che i dati per gli adempimenti, questa è la nostra visione di 4.0, non siano più forniti con dei messaggi elettronici, ma vengano forniti direttamente dalle merci e dagli attori della catena logistica. Su questo potete approfondire, come abbiamo declinato questo paradigma, ai link che vi ho indicato nella slide precedente, dove parliamo in particolare di Fast Corridor. Quindi abbiamo rivoltato il paradigma, i controlli non sono più un costo per le aziende, ma addirittura per le aziende virtuose diventano un valore, perché facendosi controllare dalla dogana in questo modo così fluido, ottengono di ritorno tutta una serie di informazioni che servono al tracking e al tracing delle loro informazioni. Andiamo rapidamente, anche nel settore CISE adoperiamo gli stessi paradigmi, cioè noi non utilizziamo più all'interno del mondo doganale i cosiddetti registri in cui andiamo a notare le transazioni che gli operatori fanno, ma prendiamo direttamente l'informazione nativa della movimentazione ed è l'Agenzia delle Dogane che sostituisce i registri con la trasmissione delle movimentazioni. Questo l'abbiamo fatto più o meno a normativa vigente. Andiamo molto rapidamente avanti perché vorrei commentare con voi i fattori critici di successo che mi consentono di prendere spunto anche da alcune delle importanti conclusioni che sono giunte dalla Commissione. Allora, il problema della governance. Perché siamo riusciti a fare tutto questo? Perché i progetti di innovazione sono obiettivi strategici dell'agenzia. Mi spiego meglio, il ciclo di programmazione, pianificazione è condiviso con le direzioni di business e la direzione centrale dedicata all'innovazione progetta, coordina e monitora i progetti di innovazione che appunto sono obiettivi strategici su cui si misura la performance dei nostri dirigenti e dell'agenzia in generale. Abbiamo realizzato, e questo è particolarmente importante, una completa tracciabilità di ogni ciclo di vita del progetto, un governo dei progetti supportato da un'applicazione per la condivisione con tutti gli attori del progetto della tracciabilità di ogni fase, che ovviamente nella logica del riuso mettiamo a disposizione di tutte le amministrazioni che hanno un'analoga struttura. Quindi partiamo dalla pianificazione, dallo sviluppo, dalla validazione, dal collaudo e il deploy. Ogni fase viene trattata. Su questo uno sforzo organizzativo per controllare che ovviamente il deploy sul territorio e le esigenze sul il deploy sul territorio dei vari progetti si svolga regolarmente, abbiamo delle task force territoriali coordinate da task force centrale. Anche su questo sul portale dell'agenzia trovate delle indicazioni. L'altro importante aspetto è condividere l'innovazione e credo che sia l'aspetto fondamentale, ma soprattutto condividerla con gli stakeholder. Non abbiamo mai imposto obblighi di digitalizzazione ai nostri stakeholder. I nostri servizi digitali si sono formati per il valore che producevano nell'economia dei nostri stakeholder. E questa condivisione è fortemente strutturata in un tavolo permanente, tavoli customs, di cui trovate i link. L'altro aspetto importante. I processi che costituiscono le innovazioni, i nuovi processi, vengono designati prima della normativa di attuazione, proprio per valutarne la praticabilità operativa e i tempi di attuazione. E questo è l'ultimo aspetto che ci distingue, credo, da tutte le altre pubbliche amministrazioni, è di avere un corporate system, un ambiente dedicato per il test e la validazione dei nuovi processi. Dice, ce l'hanno tutti. No, il nostro è aperto agli utenti interni e esterni.
Quindi quando proponiamo un nuovo processo, i nostri utenti interni e esterni, quindi il nostro personale e tutti gli stakeholder, possono verificare l'adeguamento dei loro sistemi informativi al nostro processo e suggerirci lì dove i nostri processi non sono efficaci o efficienti. L'altro aspetto su cui dedichiamo molto sforzo è che la normativa di attuazione, le istruzioni procedurali e operative sono solo ricognitive, non costringiamo mai nei nostri utenti interni, i nostri utenti esterni al gioco del visto, ritenuto, controlla ogni provvedimento. È il provvedimento che stabilisce le regole per i nuovi processi. E ovviamente valutiamo l'efficacia e l'efficienza dei servizi con un sistema di CRM che ci consente di capire dove abbiamo sbagliato, quali sono le azioni correttive su applicazione, formazione e informazione. Passiamo all'ultima slide. E come abbiamo fatto? Il capitale umano è veramente importante. Da una direzione di circa 20 persone siamo oramai a una direzione di circa 90 persone. E le 90 persone lavorano supportate da una formazione specifica, l'adozione diffusa di project management e di business process management. Il metodo, ancora molto rapidamente, per ogni progetto noi valutiamo qual è la situazione attuale, qual è la situazione ideale e quali sono i vari step per arrivare al progetto ideale, ma individuando in contemporanea le eventuali modifiche normative, organizzative e alle azioni di formazione che si svolgono con diversi strumenti. E le risorse umane, ho finito, due sole parole. Riteniamo fondamentale avere una condivisione della visione di quello che faremo con le persone che lavorano con noi. E trovare in questo anche degli strumenti, delle leve motivazionali in carenza di strumenti nell'ordinamento su questi strumenti bisognerebbe lavorare. E ve lo racconterò nel prossimo appuntamento quali sono le leve motivazionali che abbiamo utilizzato. Diciamo che l'aspetto delle risorse umane è di particolare rilevanza. La formazione specialistica del personale dedicato all'innovazione è importantissimo, non si può controllare senza strumenti adeguati e soprattutto senza avere a disposizione un personale che è convinto che quello che viene proposto serve alla struttura ed è un patrimonio di cui loro possono anche avvalersi. Mi dispiace di aver sforato i tempi, ma purtroppo la sintesi non è un mio dono. Quando mi appassiono. Dottoressa Alvaro, direi che in quei tempi ci stiamo benissimo, la sua presentazione è stata molto interessante e soprattutto motivante perché fa capire che con le stesse norme, con le stesse risorse, con le stesse modalità anche di selezione del personale nelle pubbliche amministrazioni si possono fare delle cose veramente avanzate e innovative. E credo che poi il messaggio che prevale è un messaggio positivo. L'Agenzia per le Dogane italiana è tra le prime nel mondo e quindi questo non spiega perché non possiamo esserlo anche in altri campi. Quindi è un buon esempio da seguire. Non ci sono molte domande. Tranne una che riguarda gli acquisti online, le importazioni online, se anche queste vengono tracciate. Però ne approfitto, non è proprio una domanda, ma è più che altro una riflessione che vorrei fare, perché ha parlato giustamente di riuso delle applicazioni che avete sviluppato, ovviamente per fare il riuso dell'applicazione bisogna anche conoscere, sapere come funzionano, quindi sicuramente servirebbe uno strumento un po' più duttile, flessibile, facile da consultare di quello che è il catalogo di riuso attuale. Ma in realtà la riflessione che volevo fare era sul riuso del metodo, della metodologia, dell'approccio che avete fatto, che questo mi sembra veramente un elemento che potrebbe fornire a molte pubbliche amministrazioni
un'occasione di arricchimento e di miglioramento. Paolo, se vuoi anche tu fare qualche intervento a integrazione, ti sono grato. Non molto, anche perché diciamo, abbiamo sforato abbastanza i tempi, quindi no, sono d'accordo sul fatto che appunto, la cosa più importante non è tanto il software, adesso bisogna capire, utilizzare i meccanismi, le organizzazioni, il problema, la sfida della digitalizzazione della pubblica amministrazione è una sfida che ha a che fare con le persone, con l'organizzazione, con la formazione, con la cultura digitale, con la cultura del misurarsi, del migliorarsi, è questo, del cambiamento, della gestione del cambiamento, è questo qui. Il software, l'hardware, sono tutte cose che sono semplicemente strumenti abilitanti, ma ne abbiamo talmente tanti, non è quello. La cosa più difficile in assoluto è la voglia di gestire il cambiamento nel miglioramento continuo. Non ho altro. Prego, dottore Salvaro, c'era quella domanda che riguardava gli acquisti e le importazioni online, ma più in generale se vuole anche dare una conclusione finale. Certo, allora, acquisti online assolutamente sì, controlliamo anche quelli perché nell'ambito degli stakeholder che dialogano con le dogane, gli acquisti online attraversano il nostro confine come veicolati da un intermediario, fondamentalmente i Corrieri Espressi, i Corrieri Aerei o le Poste Italiane, e su questo effettuiamo la medesima analisi del rischio e i medesimi processi di controllo che attuiamo per le dichiarazioni doganali. Sono comunque, come dire, accompagnati da una sorta di dichiarazione doganale. Quindi anche su questo c'è molto comunque da lavorare perché anche a livello Unione Europea, perché la catena logistica si sta profondamente trasformando da una catena logistica molto intermediata a una catena logistica che va dal produttore, dal retail al consumatore finale. Quindi su questo aspetto ci deve essere anche un cambio di paradigma su come debbano essere effettuati i controlli, su come debbano essere poi intercettati i fenomeni fraudolenti. Ovviamente nell'ambito del patrimonio informativo che noi utilizziamo, le informazioni che otteniamo tracciando le transazioni internazionali, sono poi esaminate con strumenti di business intelligence, con big data. Recentemente stiamo partecipando a un progetto che vede proprio una modifica della politica dei controlli basata sull'utilizzo anche dei big data. L'argomento di per sé è molto complesso, richiederebbe un seminario ad hoc su come si effettua l'analisi del rischio nel mondo completamente digitale e disintermediato. Posso aggiungere un aspetto che secondo me è rilevante riguardo a quanto è stato detto sull'indice DESI, per darvi su queste anche una novità che riguarda in particolare le innovazioni che saranno apportate nel corso di quest'anno da Dogane. Allora, l'indice su cui ci troviamo, uno dei sottoindici su cui non occupiamo come dire, una posizione abbastanza rilevante è quello della fatturazione elettronica. E credo che il tema della fatturazione elettronica vada visto in una prospettiva più ampia, di completa riforma di come debba essere impostata l'innovazione digitale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Bisogna avere il coraggio di abbandonare tutta una serie di norme legate a un vecchio modo di operare, avere il coraggio di andare a cogliere l'informazione dove nasce. Credo che nell'ambito del commercio internazionale o nell'ambito del mondo fiscale il principale documento sia appunto la fattura.
Quindi utilizzare questa modalità di scambio che prevede appunto del cogliere l'informazione alla fonte per fare una completa revisione della politica dei controlli. Quello che stiamo facendo all'interno dell'Agenzia delle Dogane è che stiamo per rendere operativa anche la fatturazione B2C nell'ambito di un progetto che si occupa del tax-free refund, fondamentalmente della possibilità per i viaggiatori esteri che arrivano in Italia di poter utilizzare appunto, di poter ricevere il rimborso dell'IVA tramite le procedure che sono attualmente previste. E si basa, noi pensiamo di dare un forte anche contributo allo sviluppo della fatturazione elettronica dal nostro piccolo segmento di controllo del tax-free, proprio perché stabiliremo una sorta di progetto che possa poi essere utilizzato come riferimento per la fatturazione B2C. Allora, ci avviamo alla conclusione. Dottore Salvaro, io la ringrazio perché la sua testimonianza ha portato tutta una serie di elementi, tra l'altro alcuni dei quali per me sono particolarmente importanti, l'attenzione alla formazione, l'attenzione alla pianificazione, l'attenzione al coinvolgimento degli stakeholder nel disegno dei processi. Ringrazio Paolo Coppola non solo per la presentazione, ma per tutto il lavoro che ha fatto nella Commissione, che è diventato un patrimonio comune del digitale in Italia, e Marco Bagni che ha aperto e ha comunque sostenuto questa iniziativa. Spero avere occasione ulteriore di incontrarvi per approfondire queste tematiche. Mi è sembrato un ottimo inizio dell'anno. Grazie. Grazie a voi.